Motivi per essere ottimisti ce ne sono pochi in questo momento e non solo per i temi economici che interessano il Paese. Ma una cosa ha senz'altro ragione il professor Rinaldi, diamo il voto, aspettiamo il voto degli elettori e ci mancherebbe. Il punto è che il voto degli elettori in questo momento è anche, come dire, turbato, condizionato da un vento di destra, un vento di un racconto che è stato fatto di un certo tipo di destra che ha tolto dall'agenda politica una serie di questioni che poi sono le questioni che ci riportano, come dice Barbano, ai temi concreti, all'ILVA, dove la soluzione per non far andare via, certo non dei filantropi come sono gli indiani, franco-indiani di ArcelorMittal, è di dargli uno scudo penale, piuttosto che la vicenda Mose, dove la città di Venezia affonda non sotto l'acqua alta, ma sotto le tangenti che sono servite per finanziare una grande infrastruttura che ha rallentato molto la sua realizzazione proprio per via delle inchieste e delle ruberie che ci sono state. Allora, se noi vogliamo togliere di mezzo questi argomenti, far finta che non ci sono, come io credo stia facendo in modo irresponsabile la Lega. La Lega, il mio giornale, ieri citava, diceva, spiegava che ci sono 52 impresentabili solo nella regione Lombardia. Cioè, impresentabili noi indaghiamo mettendo insieme in un calderone forzato, mi rendo conto, ma per porre la questione, gli indagati, gli imputati, cioè rinviati a No, sì, però mi giudizio scusi, e i condannati. calderone e mi rendo conto, detto da un giornalista, non è un'affermazione, cioè è abbastanza Hai grave a mio perfettamente ragione, giudizio. e poi Non è proprio a un buon te. esempio che dobbiamo Hai fare perfettamente attraverso il ragione. nostro mestiere, Hai poi mi taccio. perfettamente ragione, proprio a te che sei emblema di un certo tipo di No, questione, ma non solo a me, mi nel rendo rispetto di conto, chi a casa va in edicola e compra un giornale. però, siamo di fronte dall'altro lato a una totale sottovalutazione di quella che una volta si chiamava la questione morale, che non pone, diciamo, ad alcune forze politiche di affrontare queste questioni. Nella Lega non se ne parla affatto. E poi quando ci vediamo il derby, come noi oggi sulla notizia raccontiamo, tra Lega e Forza Italia, ieri l'arresto della Comi, l'arresto del candidato sindaco di Varese della Lega, ci stupiamo, così come ci stupiamo che Venezia viene sommersa alle acque. Io mi rifiuto di continuare a stupirmi e dico, certo, il Movimento 5 Stelle è stata l'unica forza che ha posto in maniera fortissima questa questione. Perché gli altri partiti, dopo anche in un certo senso la lezione, non si pongono, non iniziano a porsi questo tema? Ecco, il PD, rinunciando alla candidatura di Oliviero in Calabria, qualche segnale lo sta iniziando a dare rispetto a un passato dove invece abbiamo visto, come dire, una deriva La Lega, tu insopportabile. dici La no. Lega no, credo che questo tema sia un tema che farebbe bene prima di tutto alla Lega, ma poi soprattutto al Paese.